Buonasera, buonasera a tutti signori sportivi e signori golosi. Siamo al Bufala Village di Caserta per una manifestazione legata sia alla zootecnica che all'alimentazione. Di fronte a me c'è Mario Sanza, delegato ONAF Caserta. L'ONAF è l'Organizzazione Nazionale di Assaggiatori di Formaggi, che questa sera ha condotto una degustazione, ovviamente, che era incentrata su formaggi di bufala. Che cosa hai trovato come novità o comunque come eccellenza consolidata? In particolare abbiamo provato una ricotta di bufala molto molto interessante di un caseificio che già conoscevo, che tra l'altro trasforma il latte proprio, quindi è una filiera completa, diciamo, dall'allevamento alla trasformazione. Ricotta che abbiamo provato in abbinamento alle confetture dell'azienda dei Nobili Radici, che è presente qui al Bufala Village. Quindi abbinamenti particolari che meritano di essere provati e riproposti magari in qualche altro evento nostro. Facciamo un po' di didattica per chi non è esperto di formaggi. Ma la ricotta è davvero un formaggio oppure no? No, la ricotta non è un formaggio, è un sottoprodotto derivante dalla lavorazione dei formaggi. Sì, da che cosa si ricava? Dal siero. Dal siero è quindi un prodotto che sta avendo una riscoperta, soprattutto da quando è nato il consorzio di tutela della ricotta di bufala campana, quindi che ha avuto anche un riconoscimento come prodotto a marchio DOP, e prodotto che si presta a essere utilizzato tal quale o anche in cucina e in pasticceria soprattutto. Allora, buoni assaggi a tutti. Un saluto a tutti. Allora, stiamo parlando con Fabio De Burro. Ci vuoi illustrare le lavorazioni della tua azienda di Nobili Radici? Allora sì, noi siamo un'azienda Nobili Radici che facciamo diversi di qualità di marmellate. Diciamo che partiamo dalla fragola, che è la più conosciuta, e andiamo a finire sopra le more, albicocca per lecchella, ciliegie, lamponi. Facciamo un po' di diverse varietà, tutte a basso contenuto di zucchero e 80% di frutta e limone premuto. Non mettiamo assolutamente né addensanti né creatina, assolutamente nulla. Ora vi possiamo mostrare qualche marmellata. Qualche campione. Sì. E volevo sapere, ma voi siete strettamente legati al territorio di Roccamonfina, dove è l'azienda, o prendete anche prodotti provenienti da altri territori? Noi facciamo molto a ricerca del prodotto, quindi prendiamo anche prodotti da altri territori, ad esempio la pellecchiera del Vesuvio, gli agrumi sono tutti quanti provenienti dalla Sicilia, la ciliegia di Roccamonfina, la castagna di Roccamonfina, come anche è sempre di Roccamonfina, ci sono la tipica goccia d'oro e la mela annurca, che è anche un prodotto IGP che è molto conosciuto nel nostro territorio. Quanto riguarda i frutti di bosco, da dove provengono e qual è l'innovazione nella tecnica di coltivazione? Allora, i frutti di bosco vengono da un'azienda che si chiama Tenute Fierro, che sta in Molise, da una cultura idroponica, una cultura che viene automaticamente fuori terra. E da lì prendiamo le fragoline di bosco, mirtillo, lamponi e basta. Queste qua sono quelle là che prendiamo. La coltura idroponica, per chi non lo sapesse, è una coltura in cui una pianta è immersa in un materiale inerte come lana vetro oppure argilla espanso, fibra di cocco, e di per sé questo materiale non apporta alcun nutrimento alla pianta, ma il concime viene fornito sciolto nell'acqua di irrigazione della pianta, e c'è una pompa per il ricircolo dell'acqua in modo che le radici siano sempre bagnate. È una tecnica che, abbinata alla coltura in serra, permette dei raccolti molto molto più rapidi rispetto a quelli della natura, anche in degli spazi decisamente più angusti. Sono delle tecnologie provenienti dalla floricoltura olandese.
Questi sono tre esempi di prodotti. Abbiamo la confettura di arance, abbiamo la marmellata di more e quella di albicocche. Quello che mi ha colpito di questi prodotti è la freschezza. Quindi, poiché c'è un basso contenuto di zuccheri, queste marmellate non stancano, non stufano mai e non fanno venire sete. Qui abbiamo le fette biscottate multicereali sviluppate appositamente per degustare queste marmellate. E le fette biscottate, oltre a fornire una base neutra e ricca di fibre, è un retrogusto tra il tostato e l'amaro, hanno anche una pezzatura diversa dalle fette biscottate tradizionali, per cui si riesce a mangiarle in due morsi senza che la fetta si rompa e cada da mano. Abbiamo un altro socio dell'azienda, un socio senior di provata esperienza culinaria, e il signor Francesco Verolino. Francesco mi raccontava che i prodotti della sua azienda sono in realtà anche dei semilavorati, ovvero costituiscono la materia prima perché uno chef possa sbizzarrirsi con degli abbinamenti audaci. Ce ne vuoi raccontare uno? Allora, noi abbiamo messo a punto per esempio una composta di papaccella, che è un prodotto tipico campano, insieme ad uno chef, Antonio Tedesco, che è amico di Nobili Radici. E lui ha fatto degli abbinamenti, per esempio uno è stato con una tartare di baccalà, e il prodotto ha esaltato il baccalà e gli ha dato un carattere molto più spiccato, ma così tanti, per esempio i caseifici che sono qui hanno fatto degli abbinamenti tra ricotta e confettura di more, abbiamo provato blu di bufala e limone. Sono tutti quanti abbinamenti molto molto interessanti. Ovviamente la nostra confettura può essere un elemento singolo oppure eventualmente abbinato ad altro, e là si dà il massimo spazio alla creatività. Voglio raccontare in due parole il blu di bufala. Il blu di bufala è figlio di un esperimento nato in Lombardia. Ci fu la crisi dei rifiuti in Campania, molte aziende casearie erano in difficoltà e dal nord acquistarono un certo numero di bufale, anche con l'idea di tentare di fare la mozzarella, se non che non c'erano le giuste maestranze per fare la pasta filata al nord, per cui si trovarono con queste bufale da utilizzare. E lì sono esperti di formaggi erborinati come il gorgonzola, quindi ci fu l'idea di erboninare, quindi di dare delle muffe blu a un formaggio di bufala, e fu un successo assoluto. È un formaggio che ha vinto il secondo posto al concorso mondiale dei formaggi a Londra alcuni anni fa, quindi questa è una dimostrazione che la creatività da sud al nord è sempre premiata quando l'abbinamento è coraggioso ma giusto. L'ultima particolarità da raccontare sulle confezioni è che sono tagliate al laser. Stranamente l'azienda ha un reparto laser. Abbiamo un abbinamento interessante di mozzarella di bufala con salmone affumicato, limone e pepe nero dal caseificio Corvino, con molta fantasia. Poppy chérie, vous souvenez-vous de moi? Cette musique sonnait mieux autrefois. Oh my baby, chanteriez-vous quelques notes avec moi pour le reste de la vie? J'en ai mangé des guimauves, mais ce soir j'en ai ma dose. J'ai jeté toute ma bibliothèque rose. Oh my baby, oh mon kamikaze, mon Poppy chérie.